Seconda vittoria casalinga per il Borgia, otto punti in classifica. Una vittoria importante questa volta perché a scapito di una squadra terza in classifica, il Brancaleone. Con un primo tempo davvero fantastico, la squadra borghese è riuscita a portarsi sul 2-0 con una doppietta di passafaro. Poi nella finale c'è stato il gol del Brancaleone, ma che non ha inficiato alla fine la prestazione della squadra. Presidente Lapiana, finalmente per quest'anno ci possiamo sentire davvero una grande soddisfazione anche perché i risultati dagli altri campi ci dicono che il Borgio può avere speranza ancora di quanto quantomeno i playout. Allora io sapevo il nostro potenziale. Purtroppo per motivi, per motivi vari ci troviamo a questa partita ad avere tutti a disposizione. Venderemo cara la pelle su ogni partita ma io credo in questo gruppo. Ho creduto fin dal primo momento in Mister Magro che questa settimana nonostante le difficoltà dell'operazione ma è andato tutto bene. Ci siamo preparati alla grande per fare un girone di ritorno come, come degno il Borgia. Il Borgia è rinato perché sono ritornati i Mallace, sono ritornati il Grande Alfieri, è ritornato Saverio Pilò a giocare dopo 3-4 mesi di infortunio. Abbiamo finalmente la squadra al completo e possiamo dire la nostra. Il Borgia c'è. E comunque oltre a questi bellissimi rientri diciamo, di, di giocatori che ci sono stati Io ho visto questo numero 11, un ragazzino del 2000 se non vado errato Della, della, della Beretti del Catanzaro che è un po' acerbo ancora certamente Però che ha fatto un grande, una grande partita con degli scambi importanti con Passafaro È un bravissimo ragazzo che abbiamo voluto, abbiamo cercato dal, dal Catanzaro e Manuel Maggiore, che è un bravissimo ragazzo, molto serio, un 2000, che mm, veramente può dire, può dire, si può fare notare in questo campionato. Certamente, Presidente, restiamo con i piedi per terra perché una vittoria non, non dice molto, però adesso una trasferta a Gioiose e poi due partite in casa con Archi e Filogaso. Lì si potrebbe decidere il campionato del futuro del Borgia. Noi guardiamo adesso la partita con il Marina di Giaiosa, andiamo a giocarcela, andiamo a fare la nostra partita, quello che viene, viene, ma eh, convinti di avere un bel gruppo e soprattutto una bella eh, dirigenza, e con me oggi ritorna pure in panchina il nostro grande avvocato Petrano che saluto e lo vorrei ogni partita perché lui porta fortuna al nostro Borgia.